Se ogni proposito è frainteso, com'è che fate voi adulti? A me che amo le vastità, non resta che fare appunti. Ho scelto come nome d'arte Maria Antonietta perché è un personaggio, quello della famosa regina ghigliottinata, un personaggio che amo moltissimo, principalmente perché è un personaggio antipatico ai più, che in realtà era una donna assolutamente sensibile, piena di risorse, di fantasia, di sensibilità, e si è trovata un po' al momento sbagliato, nel posto sbagliato. E quindi ho scelto di prendermi carico un po' di quel nome perché volevo operare una specie di omaggio e di rivincita da un certo punto di vista. È un personaggio che mi ha fatto sempre pensare a come tendiamo a semplificare gli altri. Prego, no, tu non ne hai la stoffa. Come volevo che tu. Nei miei brani, in quello che scrivo, compaiono spessissimo delle figure di donne forti, radicali e spesso anche piuttosto antipatiche, direi. Da Giovanna d'Arco sicuramente a Santa Caterina, a Maria Maddalena, a figure invece laiche come quella di Silvia Plath, per esempio. Sono sempre stata molto incuriosita da donne che sono riuscite nelle proprie vite a portare avanti con determinazione e con anche una certa dose di coraggio e a tratti spavalderia quella che era la visione, la loro visione, la loro missione nella vita. Ho voluto nel tempo ricostruire una specie di genealogia spirituale, non lo so, le percepisco come un po' delle sorelle maggiori o delle antenate. La cosa che mi ha sempre colpita, oltre al coraggio ovviamente di essere chi si è stata sempre la radicalità, cioè il fatto di non semplificarsi mai per esaudire delle aspettative. Io penso di avere cominciato a fare questa attività, a scrivere canzoni, perché ovviamente sentivo la necessità e l'urgenza di farlo, però anche come una specie di modo che serviva a me proprio per riuscire a maturare un senso di fiducia nei miei confronti, una stima che di base non avevo troppo. Il grande traguardo per me è sicuramente questo, quello di essere riuscita negli anni a provare nei confronti di me stessa fiducia e stima. Ed era la cosa importante per la quale sono partita. Questa è la cosa più bella e più importante alla fine. Sono legatissima a questi luoghi, alla natura, al mare. Io non riuscirei mai a vivere in un posto differente e quando ci ho provato per brevi periodi poi sto subito male. Per la mia creatività è proprio fondamentale. È un luogo molto contemplativo, non lo so, penso che non sia un caso se anche tutto il monachesimo del passato medievale alla fine è nato in centro Italia, no? C'è un'energia proprio spirituale molto particolare e io la sento tantissimo. Questa spiaggia e le baie qui intorno sono dei posti abbastanza centrali nella mia vita perché è un posto che appunto ha concentrata proprio un po' l'energia che è un po' l'energia di tutta questa regione, un'energia di bellezza naturale ma anche di spiritualità. Effettivamente qui c'è la chiesa romanica più antica di tutte le Marche, che è Santa Maria di Portonovo. Sono contenta di avervi portato qui per qualche ora perlomeno. Tendiamo sempre a percepire le piante, gli animali, la natura in cui siamo inseriti come una specie di fondale sul quale accadono le cose, sul quale noi recitiamo la nostra parte, le nostre storie. E mi sembra, sai, una visione sempre molto egoistica e molto ego-riferita, no? Autoriferita. E non sentirsi parte alla fine di una comunità e di un sistema che alla fine è uno. E anche se vorremmo che andasse diversamente o che fosse diverso, non è così. E quindi questo sentirsi sempre così autosufficienti e al di sopra penso sia un tipo di approccio di pensiero che andrebbe assolutamente ridimensionato sempre perché non porta nulla di buono. Mi è tutto indifferente, mi è tutto indifferente.